Come anticipato, vi raccontiamo una bella storia, la storia di una rinascita. A 4 anni dall'incendio che la distrusse, risorge Città della Scienza a Napoli. Risorge proprio con un progetto dedicato alla salute e alla prevenzione. Qualche giorno fa è stata inaugurata Corporea, una bellissima mostra interattiva completamente dedicata al corpo umano. Vediamo insieme come funziona concretamente in questo servizio di Anna Russo. Corporea è un viaggio interattivo nel corpo umano attraverso i vari apparati e sistemi che lo costituiscono. Si dà la possibilità ai giovani di mostrargli come il corpo umano funziona e come sono collegati tra loro i vari sistemi anatomici. Le aree sono tutte segnalate con dei differenti colori e a terra ci sono delle linee che guidano il visitatore agli exhibit differenti collegati a quel particolare apparato o sistema. Grandi fonti di calcio per noi qual è? L'acqua. Corporea è anche una piccola area che è dedicata sia alla storia della medicina, sia a vari ricercatori importanti, ai vari premi Nobel nella ricerca in campo scientifico. Sicuramente ci sono delle installazioni che attirano di più l'attenzione dei giovani. In primis il Bionautilus, che è una navicella che dà l'opportunità di fare un viaggio all'interno dell'apparato cardiocircolatorio. Un altro exhibit molto seguito è quello del Drizzacapelli, che spiega un pochino quali sono le sensazioni che il nostro corpo riceve quando una scarica elettrica la attraversa per toto. Chi è il genio della classe? Nicola! Nicola, prego. È un viaggio interessantissimo, dedicato sia ai giovani che agli adulti sicuramente. Tant'è vero che durante il weekend, nel quale la mostra è popolata soprattutto da famiglie, l'interesse degli adulti è notevole verso ogni tipo di exhibit. Bellissima iniziativa, illustrata anche con divertimento nel servizio di Anna Di Russo. E noi abbiamo qui con qui a tutta salute Luigi Amodio, direttore del Museo di Città della Scienza di Napoli, e Patrizio Rispo, non so se devo presentarla davvero, ma insomma è uno dei protagonisti di Un posto al sole, la fiction più amata di Rai 3, e vabbè, l'abbiamo riconosciuto tutti. Voi, dopo soli 4 anni, siete riusciti a ricostruire, lavorando a testa bassa, una struttura di questa portata, anche tecnologica. Sì, abbiamo lavorato molto, molto con l'aiuto della comunità, dei napoletani, ma anche della comunità scientifica e anche di tanti amici dall'estero. Corporea era un progetto già in essere prima dell'incendio del 2013, ma appunto lo abbiamo portato felicemente a compimento, e devo dire... È stato devastante l'incendio. Sì, appunto sono immagini che mi fa piacere di avere alle spalle. dicevo appunto un progetto che è partito alla grande, abbiamo già consolidato circa 20.000 visitatori in poco meno di 2 settimane, quindi sta andando veramente molto molto bene. Patrizio Rispo, voi e la vostra fiction avete dato un enorme supporto dopo aver appreso la notizia dell'incendio che ha distrutto la Città della Scienza. Ci spiega cosa avete fatto? Beh, è Un posto al sole con la Città della Scienza ha un rapporto, proprio siamo nati insieme praticamente, ed è uno dei set importanti della nostra storia. Noi lì abbiamo sia le edizioni musicali per tutte le aule universitarie, i licei, sono girati tutti lì dentro. No, ma poi c'è un rapporto, perché tutti e due abbiamo segnato una voglia di rinascita per Napoli. Un posto al sole ha portato il terziario, loro hanno portato lo scientifico, ma siamo nati negli stessi anni con grandi progetti, grandi desideri. Purtroppo molti ce li hanno fatti, li hanno frenati, perché alla Città della Scienza alle spalle, in Bagnoli Futura, erano previsti anche gli studios cinematografici, che purtroppo si sono persi, e potevamo diventare la Hollywood del Mediterraneo nei piani che c'erano, nelle intenzioni che c'erano su questo progetto. E la Città della Scienza ha segnato una rinascita non soltanto immobiliare, economica, di attenzione mediatica, ma una rinascita proprio della città culturalmente. Cioè, intere generazioni di bambini, i miei figli, sono cresciuti lì
e oggi si raccolgono i frutti di questa sensibilizzazione alle scienze, alla cultura. Insomma, è stato un polo di grande riferimento per la città. È un polo culturale, poi la scienza è cultura, non è una assolutamente cosa... E deve essere, la scienza deve diventare una cosa familiare, non deve diventare un episodio che spaventa, tu ti incontri e devi subire una spiegazione, una cosa, ma se quotidianamente tu ti approcci alla scienza diventa una cosa che i ragazzi, ma ormai lo sono, i ragazzi delle nuove generazioni sono padroni di questi argomenti. Luigi Amodio, Corporea, una mostra interattiva, chi ci va, cosa vede, cosa fa? Allora, chi ci va attraversa il corpo umano in una organizzazione appunto per distretti, come diceva la nostra guida, per distretti del corpo umano, ma sempre connessi l'uno all'altro. Questa è una cosa che noi ci teniamo molto a ribadire, e cioè che tutto il corpo deve essere visto in una visione olistica, che ogni pezzo è legato a un altro e che la medicina giustamente semplifica e a volte separa per curare, ma che poi invece per stare bene bisogna tener conto di tutto l'insieme. E tutto questo noi lo trasmettiamo attraverso exhibit interattivi, quindi giochi come quelli che avete visto, che si vedono nel servizio, ma anche incontri con gli scienziati. Domenica, per esempio, avremo alcuni ricercatori dell'Università Vanvitelli, dell'Università della Campania Vanvitelli, che parleranno di cervello, perché questa è la settimana, ecco, del vogliamo cervello. Dire che una mostra del genere non è solo una mostra per bambini, ci vanno anche gli adulti. Assolutamente, è una mostra anche per adulti, e devo dire che noi abbiamo studiato e stiamo lanciando, poi appunto abbiamo aperto da poco, quindi tra un po' lanceremo poi tutti i programmi, anche dei percorsi di visita per gli over 65, che sono sempre più battaglieri e appunto desiderosi presenti, di star bene e presenti, e quindi appunto racconteremo anche a loro come star bene attraverso la nostra, insomma, appena aperta, già abbiamo 180.000 prenotazioni, di qua abbiamo, perché appunto ci fa capire quanto appartiene a noi, alla città, non è solo un fatto. Ma infatti loro. Corporea, mi sembra, poi si parlava di Napoli, si parla di spirito, di corpo, a questo punto mi sembra molto calzante. Quali sono stati i problemi che invece questo spirito di corpo ha permesso di risolvere rapidamente, perché in 4 anni noi abbiamo un'eccellenza? Allora, noi abbiamo, credo, dato un segno forte con questa ripartenza, e credo che questo segno che abbiamo dato sarà anche importante per la ricostruzione del Science Center, che è andato distrutto e che noi speriamo di inaugurare nel 2020. Ci siamo dati questo appuntamento, normalmente quando diciamo diamo un appuntamento poi lo rispettiamo, è sempre stato così in questi anni. Cioè, a Napoli anni, si è puntuali? A Napoli si è non sempre puntuali, ma quando vogliamo ce la mettiamo l'autostrada del sole in 8 anni, la Napoli-Salerno in 55, quindi dipende da altri fattori, non la volontà di chi vuole ricostruire. Patrizio Rispo, una vera e propria gara di solidarietà, 400.000 cittadini, aziende, scuole, comunità locali, tutte insieme hanno raccolto oltre 2 milioni di euro per la ricostruzione della città della scienza. Cosa vuol dire questo? Qual è lo spirito che anima finalmente un popolo che può essere separato ma anche riunirsi di fronte a obiettivi comuni? Guarda, Napoli, io sono testimone dell'UNICEF, della CBM, quindi so di queste gare di solidarietà. In Napoli la Campania è sempre nei primi posti, cioè siamo generosi anche perché siamo abituati a risolvere i problemi da soli. Però dobbiamo arrivare un po' a esasperarci, ma se aspettiamo istituzioni e tempi naturali, noi alle volte ci avviliamo e quindi entriamo con il cuore e facciamo bene. Che dirti? Anzi, io approfitto di questa grande sensibilità per lanciare qui oggi in televisione l'ultima delle raccolte fondi che sto facendo per portare il doppiaggio nell'ospedale Santo Bono di Napoli, nel reparto pediatrico oncologico. Cioè, noi insegniamo ai bambini a doppiare, non solo si distraggono col cartone animato, ma loro entrano nel cartone animato, scoprono il mondo che c'è dietro il doppiaggio, ed è una cosa che a Torino e a Roma abbiamo già fatto con grande successo. Andate, trovate il www.doppiosorriso, c'è una goccia rossa, si fa una donazione, anche 1 euro soltanto, dobbiamo fare 4.000 euro, si può fare facilmente. Luigi Amodio, sappiamo che Città della Scienza non è soltanto corporea, c'è un planetario tridimensionale in apertura, ci sono tante altre cose intorno, è una realtà complessa, in che cosa consiste?
Allora sì, domenica apriamo il planetario e quindi completiamo questo nuovo distretto espositivo, e sì, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Ma Città della Scienza è anche altro, perché noi siamo un agente di sviluppo che opera anche creando impresa. Abbiamo un incubatore per start-up che tra l'altro adesso rilanceremo anche con l'Università Federico II, con una nuova compagine, e abbiamo per esempio anche delle start-up, si è visto anche nel video, delle start-up che producono e sviluppano dei progetti proprio nel settore biomedicale. E Corporea servirà anche a raccontare ai cittadini, a raccontare al pubblico, quindi a raccontare alle persone che normalmente non si occupano di innovazione e sviluppo, che cosa c'è dietro una ricerca, esatto, che cosa c'è dietro la ricerca, che cosa c'è dietro anche le applicazioni tecnologiche. Quindi noi proviamo, diciamo, a raccontare proprio a tutti qual è la filiera dell'innovazione e della scienza. Patrizio Rispo, il legame con Bagnoli è fortissimo. Ci abito. Questo è un esempio dove investire in cultura è conveniente, conviene, diciamo. Beh, ci credo, si mangia ma con la cultura. Ma io credo che l'abbiamo detto ormai a sufficienza, la cultura è un grande indotto economico. Per dirti soltanto, girare un film in una città porta una ricaduta di 7 volte, investi un euro ne raccogli 7. I musei nel resto del mondo, soltanto il parcheggio del Guggenheim a New York incassa più di Pompei, per non parlarti di altre situazioni come la Germania, che ha un polo museale uguale al nostro della ex Bagnoli, no, l'Italsider, che ormai è un sito protetto, cioè un'economia importantissima. Non c'è museo all'estero dove non c'è un merchandising adeguato, c'è uno sviluppo di cultura parallela a quello che puoi vedere nel museo. Quindi ormai è risaputo, si sa. E poi in un paese come il nostro, dove cultura e turismo sono le uniche industrie che ci ha dato il Signore, non dobbiamo investire e costruire niente, dobbiamo gestire un patrimonio avuto per divina volontà, per cui saremmo stupidi a non farlo. Direttore, una realtà come la vostra punta già al futuro. Quali sono i vostri prossimi progetti? I prossimissimi, così diamo un appuntamento a tutti gli italiani, il prossimissimo è Futuro Remoto, il nostro Festival della Scienza che teniamo a Piazza del Plebiscito, quindi in una cornice, come dire, molto bella. La facciamo dal 25 al 28 di maggio. Sarà un grande festival partecipato da tutte le istituzioni scientifiche della regione e non solo della regione, quindi una grande festa anche a conclusione del maggio dei monumenti. Sì, è il primo evento di diffusione della cultura scientifica, perché la prima edizione fu nell'87 e il Festival della Scienza di Edimburgo, che è considerato in genere quello che ha dato il via a questa tipologia di eventi, è dell'89, quindi siamo stati i primi. E poi l'altro grande appuntamento per il futuro è appunto la ricostruzione del Science Center. Già c'è tutto, c'è il progetto, ci sono anche le risorse, adesso aspettiamo veramente di partire con i cantieri. Beh, ringraziamo i nostri ospiti, Luigi Amodio, ringraziamo Patrizio Rispo, in bocca al lupo a Città della Scienza, grazie a tutti i vostri progetti. Invitiamo tutti, non solo i napoletani, non solo i bambini, ad andare a seguire le vostre attività. Noi torniamo con le risposte alle vostre domande tra qualche minuto dopo la pubblicità. Bentornati a Tutta Salute, le domande sull'alimentazione non soltanto, però la prima domanda è di Enrico, che dice molto sinceramente: io ho una cattiva alimentazione, posso compensare con gli integratori che si comprano in farmacia? Allora, non vorrei essere banale, però è evidente che l'integratore non può sostituire una sana alimentazione, però l'integratore può aggiungere un aspetto funzionale che in un momento della vita è molto importante. Ridurre i trigliceridi, no, ma diciamo esistono degli aspetti funzionali che possono compensare una cattiva alimentazione, ma è chiaro che non può essere un concetto esteso per la durata della vita, ecco. È più su un periodo. L'integratore funziona molto meglio nell'ambito di una correzione anche di dieta. Assolutamente sì. Cioè non mangiamo le pillole. No, non mangiamo le pillole, però le pillole contengono del funzionale che possono aiutare. Allora questa domanda è perfetta. Paola da Siracusa ha telefonato durante la diretta e ha chiesto: ma il pesce d'allevamento e il pesce di mare sono davvero diversi?
prezzi o più o meno? Dipende cosa danno da mangiare al pesce d'allevamento. Abbiamo detto che per esempio gli omega 3 non lo fanno i pesci ma li prendono dalle alghe. Se non c'è nel loro mangime omega 3 sicuramente saranno pesci con molto poco omega 3. Questo è un dato di fatto. Però non possiamo saperlo quando compriamo il pesce. E infatti ritorniamo al discorso che gli integratori a volte ti danno questo vantaggio. Sai che cosa stai prendendo da un punto di vista funzionale. Luigi Amodio ci ha scritto: Donatella, insegnante di Benevento, chiede se ci siano delle modalità per prenotare le visite delle classi. Sono benvenute le classi, vero? Direi di sì, direi che anzi le scuole e le scolaresche sono la maggior parte del nostro pubblico. Noi abbiamo un sistema molto organizzato di rapporto con la scuola. Sul nostro sito web o sul nostro profilo Facebook è possibile mettersi in contatto con un contact center dedicato che non solo prenota ma anche aiuta i docenti a organizzare la propria visita. Professor Scapagnini, Ivan chiede del sale, bisogna mangiarne poco, perché abbiamo parlato di alimenti ma non però abbiamo parlato sale. Di pressione. Esatto. Sì. No, beh, sicuramente il sale è una delle prime cose in questo caso realmente da contenere, ne abbiamo parlato solo cose da aggiungere in positivo. Contenere la quantità di sale è evidentemente la scelta migliore per ridurre il rischio di andare incontro all'ipertensione. Perché già ce n'è nei cibi. Perché i cibi già ne contengono una buona quantità. Quindi eccedere a volte è piacevole da un punto di vista gustativo, ma sicuramente nel tempo, di nuovo, non fa benissimo. Luigi Amodio, Fabrizio Rispo, allora vi salutano e vi ringraziano in particolar modo da Napoli. Angelo da Napoli dice che tutta la sua famiglia ha già prenotato per venire a vedere Corporea, quindi è molto felice. Posso dire una cosa a proposito di sale? La prossima settimana, se non ricordo male, è la settimana della riduzione del sale e noi faremo delle cose a Corporea proprio su questo tema, sul tema delle malattie cardiovascolari. Quindi nei musei si trovano anche informazioni e educazione in senso lato in questo, anche di questo tipo. Noi ringraziamo i nostri ospiti che resteranno con noi per la diretta Facebook, vero? Confermate? Sì? Certo. Allora continuate a mandarci le vostre domande, tra qualche minuto come sempre saremo su Facebook per rispondervi. Tutta salute per oggi finisce qui, ma torna lunedì come sempre alle 11 qui in diretta su Rai 3. Buon fine settimana. Arrivederci, buon weekend.